Oggi Mellon parliamo di Thranduil, scopriamo un po' qualcosa di più riguardo questo grande re degli elfi silvani. Ciao Mellon, io sono Stella, aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Come anticipato prima, il tema di oggi è Thranduil, ma prima di andare al sodo ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Dunque, chi è Thranduil? Thranduil è figlio di re Orofer e entrambi prendono parte alla guerra contro Sauron nella seconda era. Purtroppo però Orofer perisce nell'ultima battaglia contro Sauron, mentre Thranduil si salva perché un anno prima è rientrato in patria assieme al resto delle truppe. Ma il ritorno in casa non è decisamente dei migliori, perché comunque il suo cuore è inquieto per le sofferenze che ha subito e ha visto nella battaglia a Mordor. E quindi sotto sotto, nonostante tutte quante le altre razze pensano che l'oscuro signore è vinto, lui sente che il male non è debellato del tutto. E con l'arrivo della terza era il suo regno è minacciato sempre di più dalle forze del male. Quindi Thranduil è costretto a lasciare il suo regno e a trasferirsi sempre più a settentrione, dove crea il nuovo reame, quello che vediamo nelle vicende dello Hobbit, creando queste ampie aule sotterranee in ricordo del reame di Thingol del Doriath. E quindi il suo regno non è più conosciuto col nome di Bosco Verde, ma prende il nome di Bosco Atro, così come lo conosciamo nelle vicende dello Hobbit. E soltanto dopo la Guerra dell'Anello, Celeborn e Thranduil cambiano nuovamente il nome di Bosco Atro, chiamandolo Bosco delle Foglie Verdi, che è molto carino. E conoscendo quindi il suo passato possiamo capire meglio le azioni che prende all'interno dell'Hobbit, perché ovviamente avendo sofferto tanto, avendo visto tanta sofferenza, è scontato che al passaggio dei nani e una volta rapito Thorin sia così tanto insistente nel voler ricevere delle risposte concrete e sia anche così tanto diffidente e difensivo, perché ovviamente essendo minacciato sempre dal male, essendo circondato dalle forze del male, è anche scontato che sia diventato così diffidente da tutti quanti gli altri, da tutte quante le altre razze, specialmente i nani, perché gli attribuisce la disfatta del regno di Thingol. È scontato ed è molto chiaro che si fa così diffidente e sulla difensiva, soprattutto se le altre razze non ti consideravano minimamente quando tu dicevi: ehi, guardate che il Signore Oscuro non è morto, riesco a sentire che non è stato sconfitto del tutto e che probabilmente tornerà. E quindi a maggior ragione si è fatto molto più difensivo, molto più protettivo per difendere il suo popolo e il suo reame. E da qui possiamo vedere la prima differenza tra il libro e il film, perché nel libro appunto è molto più difensivo e molto più ostinato nell'ottenere risposte, mentre nel film non si percepisce così tanto all'inizio questo suo lato protettivo nei confronti del suo popolo. Anzi, lo vediamo molto più avido e assetato di ricchezze, legato al suo desiderio di poter costruire sempre di più un regno simile a quello di Thingol del Doriath, poiché lui non aveva alcuna amicizia tra i nani e non aveva i talenti che avevano i Noldor. Quindi tentava in questo modo, aiutando Thorin a riconquistare la sua montagna solitaria, tentava di riuscire ad accaparrarsi qualche ricchezza in più, così da rendere il suo regno più prospero e più magnifico come era quello di Thingol. Ciò nel libro avviene soltanto successivamente, quando ormai la notizia che Smaug è stato distrutto giunge nel suo regno e quindi decide di partire con il suo esercito per dare una mano agli uomini, per poi dirigersi assieme a Bard verso Erebor
per riuscire ad ottenere in qualche modo qualche ricchezza. Mentre nel film il suo lato protettivo, che vi è fin da subito nel libro, ci viene mostrato e accentuato maggiormente verso la fine del film, quando ormai, durante la battaglia dei cinque eserciti, si rende conto di aver perso tanti soldati e dice di non ne poterne più, di vedere sangue del suo popolo versato per la terra di mezzo, e quindi batte in ritirata. E poi c'è quella scenetta inutile con Tauriel: tu non hai amore. Diciamo che nel film hanno voluto valorizzare maggiormente l'aspetto degli elfi silvani legato al loro essere selvaggio e considerati anche esperti assassini, e quindi molto diversi dagli altri elfi che vediamo principalmente nel Signore degli Anelli. E quindi li vediamo molto più freddi e distaccati. E quindi diciamo che nel film si riesce a percepire perfettamente questo loro aspetto. E a parer mio nel film Thranduil acquisisce qualcosa in più grazie all'aver raggiunto il personaggio di Legolas, nonché suo figlio, perché sono riusciti a caratterizzare maggiormente il personaggio, nonostante l'abbiano un pochettino snaturato per renderlo molto più avido e robe di questo tipo. Però secondo me aver introdotto il personaggio di Legolas ha potuto caratterizzarlo molto di più, facendolo vedere anche sotto un altro aspetto, e secondo me hanno potuto anche valorizzare maggiormente il personaggio di Legolas, anche se si sono lasciati prendere la mano introducendo scene in cui la gravità non esiste e vabbè, lì si fa soltanto per intrattenimento. Però devo dire però comunque che certe scene con Thranduil sono state davvero bellissime, le mie preferite, perché appunto hanno potuto far vedere qualcosa in più di questi due personaggi di cui si conosce molto poco, di cui Thranduil si può conoscere qualcosa in più leggendo i racconti incompiuti, mentre Legolas comunque all'interno del Signore degli Anelli non ci viene fatto sapere troppo del suo passato, della sua famiglia, e quindi diciamo che ho apprezzato questa introduzione della loro relazione. E la cosa abbastanza buffa è che Lippis, l'attore che ha interpretato Thranduil, è più giovane rispetto a Orlando Bloom, e non si direbbe. E comunque, leggendo i racconti incompiuti e quindi il passato di Thranduil e tutte le sofferenze che ha vissuto il suo popolo, si può capire maggiormente anche il personaggio di Legolas. Si riesce a capire come mai all'inizio del Signore degli Anelli è così sulla difensiva, è così schivo e molto freddo e distaccato, e prova così tanto astio nei confronti dei nani, perché ovviamente, essendo cresciuto in un regno dove è sempre circondato dal male ed essendo cresciuto da un padre che comunque non prova tanta simpatia per i nani, mi sembra molto scontato il fatto che vediamo Legolas così freddo e distaccato. Un'altra piccola differenza che vi è tra il libro e il film è il fatto che nel film abbiano lasciato intendere che Thranduil fosse alla ricerca di qualche gemma elfica particolare. Io infatti, da quando ho visto il secondo film, mi sono sempre chiesta: ma di che gemme stiano parlando? Perché lasciano intendere che possano essere dei Silmaril, ma all'interno dell'Hobbit non vi è alcuna traccia di questo possibile collegamento, e neanche leggendo le appendici del Signore degli Anelli e neanche appunto leggendo i racconti incompiuti dove si parla di Thranduil e di suo padre e del suo regno. Quindi non ho ben capito di che cosa stiano parlando. Cioè, il mio film mentale è che magari si trattava di un gioiello legato alla sua amata che è morta, ma non ha comunque alcun senso. Non lo so, se tu hai una risposta a riguardo o hai una tua opinione, fammelo sapere nei commenti sotto, perché sono molto curiosa di sapere che idea ti sei fatto tu, perché davvero magari mi aiuti a risolvere questo mio dilemma e quesito che mi trascino dal 2014. Quindi ti ringrazio tanto se vorrai aiutarmi. Inoltre nel film ci fanno credere che Thranduil sia andato
a dare un possibile aiuto ai nani, se non erro, nello scontro con gli orchi alle miniere di Moria. Peccato che di tutto questo non vi è alcuna traccia da nessuna parte del libro. E secondo me l'hanno fatto per spiegare come mai tra Thorin e Thranduil vi sia dell'astio, senza fare alcun collegamento ai racconti legati al Silmarillion e ai racconti incompiuti, perduti e a tutti gli altri testi precedenti, per quindi non creare confusione nello spettatore che magari non ha mai letto i testi e che quindi non si è mai informato e quindi magari si trovava lì a non capire di che cosa stessero parlando, visto che comunque sarebbero stati fatti legati appunto alla disfatta del regno di Thingol e dell'astio che vi è ricorre tra i nani e gli elfi da anni e anni dietro. E con Thorin è tutto, spero di essere stata chiara, spero che questo video ti sia piaciuto e ti abbia fatto piacere e soprattutto spero di aver detto tutto. In caso tu voglia aggiungere qualcosa ti invito a scrivere un commento sotto e soprattutto se tu ti sei fatto una tua idea riguardo a ste benedette gemme, lascia un commento sotto. Fammi sapere ovviamente la tua opinione perché mi rende molto felice leggerti e mi piace tantissimo avere uno scambio di opinioni con te. Ti ringrazio quindi di cuore di sostenere il canale avendo visto ovviamente questo video o se ti va di iscriverti al canale lasciando un commento, un like o condividendo il video. Ti ringrazio tanto tanto di cuore e ti abbraccio forte per il sostegno. E ovviamente abbraccio tutti i nuovi iscritti, benvenuti Melin nel clan, vi abbraccio forte 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 e ringrazio di cuore i miei Melin di Radio Brea e Sentieri Tolkieniani che supportano il canale. Se non li conosci trovi i link in descrizione. E per oggi è tutto, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video che sarà un dio norreno e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Melon!